Allora, siamo qua con Valerio Calabrese, abbiamo visto questo museo, bellissimo, Mare Vivo, e abbiamo visto la biodiversità, e abbiamo visto la dieta mediterranea, Answer Case. Pollica è un modello, rimane sempre un modello. Come sta andando, diciamo, Ah, molto tutta questa bene, attività? quest'anno tra l'altro festeggiamo dopo 8 anni il ritorno di Pollica al primo posto nella classifica nazionale delle cinque vele di Legambiente Touring Club, quindi un ulteriore riconoscimento 5 vele, del bandiera blu, cioè, avete lavoro. Sì, tutto. non ci facciamo mancare nulla. E in realtà è un riconoscimento dato ad un impegno costante e continuo dell'amministrazione, ma anche della comunità, nella salvaguardia dei beni naturali e culturali del territorio e nella valorizzazione, nel porre l'accento su quanto di bello abbiamo affinché le persone possano conoscerlo, apprezzarlo e far diventare questo patrimonio anche una Quindi ricchezza ci sta del territorio. arrivando anche un turismo di qualità, soprattutto un turismo intelligente, Sì, diciamo. Persone che amano veramente l'ambiente, la natura. Sì, l'idea è quella, insomma, quella di qualificare sempre di più l'offerta turistica del territorio, soprattutto partendo dalle strutture ricettive, con cui c'è un lavoro costante di crescita, di aggiornamento. Basti pensare che Pollica è stato il primo comune in Italia plastic free l'anno scorso, quindi con un'ordinanza comunale è stata vietata l'utilizzo Della di plastica. tutto il monouso in Vie del plastica. mare stanno funzionando qui a Pollica. Quest'anno da pochissimo è ripartito il cosiddetto metro del mare, ci sarà anche la fermata ovviamente da Ciaroli, ogni anno anche quello sta diventando sempre di più Speriamo che un aumentino elemento di di più, crescita. diciamo, che questo per Certo. aumentare la stagione turistica, Sì, l'idea è sempre quella che di è l'unica nota dolente, tutto allungarla. eccellente, anche qua bisogna aumentare la stagione turistica, quindi maggiori collegamenti. In questo momento c'è anche la RAI, Sì, proprio oggi, anzi domani mattina, saremo in diretta con Buongiorno Regione di TG3 Campania. Domani avremo un gruppo di giornalisti di un altro settimanale nazionale, quindi adesso grazie a questo oggi nuovo abbiamo l'ANSO, riconoscimento. Associazione Nazionale Stampa Online, Oggi quindi abbiamo, l'attenzione mediatica su Pollica c'è ed è sì, meritata, sempre perché c'è costante, sì. veramente bellissimo, grazie. Grazie a voi.